Lecce-Napoli, che è l'anticipo domani alle ore 15, in casa Lecce ci sta andare a schierare Krstović, perché comunque il Napoli è una squadra che concede. Non mi stanno piacendo gli ultimi voti che sta prendendo, secondo me stanno un po' diminuendo come votazione, perché secondo me il 6 se lo meritava. È un giocatore che si può mettere come terzo slot del vostro attacco. La scommessa è Strefezza, perché comunque è il rigorista della squadra, quindi comunque partirà ancora una volta da titolare, visto che Banda è ancora out, quindi ci sta a metterlo come quarto centrocampista, magari da escludere se avete alternative migliori. Non è in uno stato di forma particolare, diciamo che il surplus è il fatto che batte i rigori. Sconsigliato tra gli altri Gallo, perché comunque è un giocatore che può ricevere sia l'insufficienza sia che il malus, ma in generale tutta la difesa del Lecce è assolutamente sconsigliata. In casa Napoli, ovviamente, manca a dirlo, Varaschelia, Osimhen, si mettono, sono dei giocatori che li avete pagati, li dovete assolutamente schierare. Zielinski, bisognerà capire se è lui il rigorista, tra l'altro era tra i papabili rigoristi, perché c'è Osimhen, Varaschelia, Politano, Zielinski, insomma, Raspadori stesso, anche se l'ultimo l'ha sbagliato, si alterneranno probabilmente i rigoristi, però ci sta andare a schierare, così anche come Di Lorenzo, ovviamente, sono quei giocatori che sono dei topi di reparto e vanno assolutamente schierati. La scommessa è Nathan, perché comunque è diventato titolare, visto l'infortunio di Rachmani, visto l'infortunio di Gian Jesus, due partite, due sufficienze, ci sta assolutamente andare a schierare nella sfida contro il Lecce. Sconsigliato Østigard, perché sarà titolare, visto comunque le assenze che ha il Napoli tra i difensori centrali, però è un difensore che sinceramente non mi va a convincere. Milan-Lazio, big match, sabato alle ore 18, nel Milan ritornano Giroud e Leao dal primo minuto, quindi chiaramente li dovete schierare, sono assolutamente da schierare, così come anche Pulisic non l'abbiamo consigliato, ma è un giocatore che se lo avete lo dovete mettere. La scommessa è Adli, ha fatto bene, al di là del gol subito dal Milan, che Nandes prende palla, Adli, e poi serve Luvumba, però Adli ha dimostrato che in quel ruolo può giocare. Un conto il Cagliari, un conto la Lazio, è una scommessa per quello, perché comunque dipende sempre dalle alternative che avete. Tra tutti i giocatori che potrebbero partire titolari c'è il ballottaggio Calabria-Florenzi. In ogni caso, se avete Florenzi non mi convince, io non andrei a mettere, tra l'altro ex Roma, quindi potrebbe sentire particolarmente la partita e quindi a rischio magari di qualche malus, quindi valuterei decisamente le alternative. Torna Magnan dal primo minuto e ovviamente se lo avete lo dovete schierare, perché il vostro top di reparto, in ogni caso copritevi con Sportiello in panchina. Diciamo che molto probabilmente Magnan sarà titolare, ma non abbiamo certezza matematica. In casa Lazio, ovviamente, i soliti tenori sono da schierare, ovvero Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile, l'abbiamo detto anche la scorsa. Anche se qualcuno potrebbe riposare, li mettete con adeguata copertura. La scommessa è Romagnoli, stringere i denti, è un ex di turno, vorrà far bene, quindi Romagnoli sicuramente può essere schierato. Gli sconsigliati sono Marusic e Luca Pellegrini, che potrebbero essere titolari. Andiamo alla prossima, andiamo a Salernitana-Inter, sabato alle 20:45, la Salernitana sappiamo che è una squadra in estrema difficoltà. L'unico giocatore che si può consigliare è Dia, è ovvio che non abbiamo garanzie che possa partire titolare, è sicuramente il giocatore più appetibile, non è al 100%, viene da un infortunio. Se non avete grosse garanzie si può schierare, altrimenti potete virare su altri profili. La scommessa è Giovane Cabral, perché comunque è un giocatore che è entrato bene nella Salernitana, ha segnato la scorsa in casa, anche qui magari parliamo di leghe numerose. In generale sconsigliata completamente, come vedete, tutta la difesa della Salernitana, perché l'Inter comunque è una squadra che vorrà sicuramente rifarsi dopo la sconfitta casalinga col Sassuolo, ed è una squadra che comunque è in grado di fare due o tre gol alla Salernitana. In casa Inter, tra gli altri, Lautaro sicuramente, in ogni caso l'abbiamo messo sconsigliato perché potrebbe anche partire dalla panchina, ma in ogni caso mettetelo con adeguata copertura. È ovvio che in generale i giocatori dell'Inter sono consigliati. La scommessa è Carlos Augusto, potrebbe far riposare Di Marco, lo mettete con adeguata copertura, chissà che non possa portare il primo bonus. Sconsigliati forse Blassen, perché è il giocatore che non è consigliato, perché non si è ancora ambientato negli schemi di Inzaghi, potrebbe anche partire titolare. Andiamo su Bologna-Empoli, lunch match di domenica alle 12:30, in casa Bologna ci sarà sicuramente ampio turnover. Ferguson, dopo il gol ingiustamente annullato
nella sfida di Monza vorrà far bene e quindi lo mettiamo assolutamente titolare, consigliato per questa giornata. Ci può stare anche mettere Skorupski, che è un portiere che soprattutto in casa dà affidabilità, e l'Empoli sappiamo che è una squadra che non segna tanto. La scommessa è Zirze, un giocatore interessante, importante per Thiago Motta, può sbloccarsi in casa, ricordiamo che il gol aveva fatto già contro il Cagliari qualche settimana fa, quindi ci può stare schierarlo come terzo slot, come scommessa per la vostra rosa. Sconsigliato Calafiori, perché comunque è vero che lui può anche giocare difensore centrale, ma lui nasce come esterno a sinistra, sinceramente non ci dà garanzie, quindi andrei a virare su altri profili che avete in difesa. In casa Empoli, detto della vittoria, la prima contro la Salernitana, Baldanzi, trequartista, l'avevamo detto la scorsa giornata, è sicuramente un giocatore che può segnare in partita del genere, può fare la differenza, quindi potete trovargli un posto nel vostro 11. La scommessa è Cambiaghi, non sappiamo ancora se Caputo recupererà o meno, però Cambiaghi diciamo che è potenzialmente un giocatore che vi può garantire almeno la sufficienza, parliamo soprattutto di leghe numerose. Tra gli sconsigliati in assoluto Valukiewicz, dovrebbe ancora essere lui il titolare, non ci dà garanzie, quindi se lo avete, ahimè, dovrete virare comunque su altri profili, perché non è un giocatore che vi dà garanzie. Udinese-Genoa, domenica alle 15, l'Udinese dopo la scoppola contro il Napoli vorrà rifarsi, comunque è una squadra che è in estrema difficoltà. Samardžić partirà da titolare, ha saltato la scorsa contro il Napoli, è entrato, ha fatto un gol pazzesco, sicuramente si può schierare nella sfida contro il Genoa. La scommessa è Lovric, da loro ci si aspetta di più, sono i due giocatori che possono prendere in mano l'Udinese e fare la differenza, sono dei giocatori assolutamente da schierare, chiaramente con adeguata copertura alla panchina, perché se su Samardžić abbiamo garanzie di titolarità, su Lovric non abbiamo garanzie. Sconsigliato tra gli altri Christensen, anche lui è in ballottaggio, però virerei decisamente su altri profili. In casa Genoa, ovviamente Gudmundsson e Retegui sono i due giocatori più interessanti, più propensi al bonus. Contro la Roma hanno fatto quello che hanno voluto, contro l'Udinese si possono assolutamente schierare. La scommessa, il nuovo nome in casa Genoa è Frendrup, un giocatore che comunque Girardino lo schiera sempre, può giocare da mediano, può giocare da centrale, può giocare da esterno, è un giocatore che vi può garantire comunque il rendimento. Alta scommessa potrebbe essere Torsby, che sarà titolare vista l'assenza anche di Badeli e Strootman. Sconsigliato Martin, non è detto che possa partire titolare, ricordiamo che era squalificato la scorsa ed era stato espulso nella sfida di Lecce, occhio che potrebbero giocare al suo posto un giocatore di esperienza come Vasquez. In ogni caso, se lo avete, io direi di lasciarlo in panchina. L'altro big match, Atalanta-Juve, domenica alle 18, in casa Atalanta, sicuramente il giocatore più consigliato è Koop Meiners, al di là del gol che ha fatto la scorsa giornata, è il centrocampista che ha segnato di più al fantacalcio in questo 2023, è un giocatore che batte gli angoli, batte le punizioni, è un giocatore di regalare gol e assist, quindi anche contro la Juve si schiera nel vostro centrocampo. La scommessa è Kolasinac, si è ambientato da subito negli schemi di Gasperini, anche la scorsa giornata ha volato 6,5, quindi contro la Juve ci sta assolutamente da schierarlo. Sconsigliato Gin City, bisogna vedere se giocherà o meno titolare, in ogni caso virerei su altri profili, perché contro la Juve potrebbe andare in difficoltà e quindi potrebbe prendere qualche ammonizione e quindi qualche malus. In casa bianconera Chiesa e Vlahovic ovviamente si schierano, la scommessa è Kostic, che è in ballottaggio con Cambiasso, però mi aspetto da Kostic magari una giornata dove può regalare qualche assist, quindi ci sta assolutamente andarla a schierare. Sconsigliato Rugani, è in ballottaggio con Gatti, sia Rugani che Gatti non ci convincono. Frosinone, questa sembrerebbe una partita scontata, ma così non è, abbiamo visto la Roma ieri veramente in estrema difficoltà, e ovvio che se avete Dybala e Lukaku vanno schierati, non ci sono dubbi da questo punto di vista, sono gli unici due giocatori che possono realmente prendere in mano la Roma e cambiare un po' l'andamento che ha la squadra giallorossa, che dove è veramente, veramente in difficoltà, quindi li avete, andateli a schierare. La scommessa è Cristante, perché comunque è un giocatore che giocando da mezzala si propone, abbiamo visto anche ieri ha segnato, però vista l'infortunio anche di Llorente, Smalling starà ancora fuori, probabilmente Cristante giocherà da difensore centrale, il che diminuisce la sua appetibilità, ecco perché l'abbiamo messo come scommessa, nel senso che è un giocatore che giocherà più indietro rispetto al suo normale ruolo,
Se non avete grosse alternative, potete andarla a schierare. Se avete alternative che giocano un po' più avanti, più propense al bonus, ci sta andarlo a mettere in panchina un giocatore come Cristante, che è sicuramente uno dei pochissimi positivi in casa Roma. Sconsigliato tra gli altri Paredes, in quel ruolo sinceramente non mi piace, sta prendendo anche dei voti abbastanza alti per il suo rendimento, però è un giocatore che non prenderei al fantacalcio e non andrei a schierarlo nella sfida contro il Frosinone. In casa Frosinone, Khedira si può mettere, è il rigorista della squadra, la Roma è in grossa difficoltà in difesa, subisce tanti gol, quindi ci può stare andarla a schierare come terzo slot, così come la scommessa su Le. Magari su Le, rispetto a Khedira, non essendo rigorista, si può schierare se siete in leghe numerose. Sconsigliato Coli, non si è ancora ambientato del tutto nella nuova squadra, è un difensore che avrà contro, tra gli altri, Dybala e Lukaku, Sassuolo Monza, lunedì alle ore 18:30, adesso ci sono le ultime tre gare di lunedì, iniziamo da Sassuolo Monza, nel Sassuolo ovviamente, ancora una volta, inutile starlo a dire, Berardi si mette, mi auguro che l'abbiate sempre messo perché è un giocatore che a Sassuolo ha trovato da sempre la sua dimensione, sta ritrovando bonus con continuità, quindi si mette, si può schierare anche l'Orientè e si può schierare anche Pinamonti. I tre giocatori offensivi si possono schierare perché comunque il Monza è vero, ha una difesa solida, Di Gregorio è un buon portiere, però il potenziale offensivo del Sassuolo in casa lo conosciamo, se non avete grosse alternative è ovvio che un Pinamonti e un Orientè ci sta a schierarlo. E la scommessa è Bairami, si è sbloccato, Dionisi ha l'obiettivo di recuperarlo, lo ricordiamo all'Empoli i primi anni, era sicuramente un giocatore che poteva portarvi il bonus con continuità, nel Sassuolo non si era ancora ritrovato, quest'anno magari può fare un po' meglio e in questa giornata può essere la scommessa. Sconsigliato Vigna, perché comunque è un giocatore che già alla Roma non faceva niente, è arrivato al Sassuolo, sta prendendo sempre delle insufficienze, tra l'altro può anche rischiare la panchina perché il suo Pedersen può giocare sulla sinistra e quindi può partire lui titolare, quindi occhio anche da questo punto di vista. In casa Monza ovviamente Colpani ci sta a schierarlo, gioca sulla tre quarti, è il giocatore più in forma del Monza, quindi assolutamente da schierare. La scommessa è Pessina, non è il Pessina dello scorso anno, ma ricordiamoci che è il rigorista della squadra, quindi proprio per questo può essere sempre fischiato un rigore al Monza, quindi Pessina, se non avete grosse alternative come terzo o quarto slot del centrocampo, ci sta andando a schierare. Sconsigliati due difensori del Monza, Caldirola e Izzo, ma anche Pablo Mari, perché comunque se becca la giornata X del Sassuolo possono andare in estrema difficoltà. Torino-Verona, sempre lunedì alle 18:30 in casa Granata, che non abbiamo qui, non ha cancellato le cose, che non me la dà il... In casa Granata comunque il consigliato è Zapata, è in ballottaggio con Sanabria, ma io comunque lo andrei a mettere con adeguata copertura. La scommessa è Radonjić, che è anche lui in ballottaggio, però noi ci sentiamo di metterlo titolare, anche lui con adeguata copertura, è un giocatore che ha iniziato meglio rispetto alla scorsa stagione, è un giocatore in cui Juric crede e quindi ci può stare ad andare a schierare con adeguata copertura. Sconsigliato tra gli altri Bellanova, perché è un giocatore, l'abbiamo visto anche nell'ultima sfida, non si è ambientato, lo conosciamo Bellanova, è un giocatore che soffre di troppi alti e bassi, magari può beccare la giornata con assist più che gol, però la stragrande maggioranza delle volte lì rischia di prendere insufficienza, quindi visto che non lo vedo tanto in forma andrei a virare su altri profili. In casa gialloblu Gonghè si può schierare perché comunque dovrebbe giocare lui come falso 9. La scommessa è Lazovic, perché noi non sappiamo se giocherà sulla tre quarti, se giocherà come esterno a sinistra, non è al 100%, però in leghe numerose, se non avete grosse alternative, ci sta andando a schierare, mentre sconsigliato tra gli altri Davidovic come difensore centrale del Verona. Fiorentina Cagliari, lunedì ore 20:45 in casa Viola, che poi giocherà anche la Conference League. Nico Gonzalez si mette, tre gol e un assist nelle prime sei giornate, anche se una non l'ha giocata, quindi tre gol e un assist in cinque partite, e il rigorista della squadra si mette, il Cagliari è in estrema difficoltà, così come si mette ovviamente anche Jack Bonaventura, altro centrocampista offensivo che sta portando bonus con regolarità. La scommessa è Parisi, sappiamo che Biraghi è out per una distorsione al ginocchio, quindi Parisi giocherà sulla sinistra, ci sta a schierarlo, così come Caiode, diciamo che i due esterni della Fiorentina possono essere rischiati. Sconsigliato
nella Fiorentina Brecalo, perché non è mai ritornato quel giocatore ammirato i primi mesi del Toro. In casa Cagliari difficile, difficile ragazzi. Luvumbo può essere l'unico giocatore consigliato in leghe numerose, in leghe a 8, in leghe a 10, bisogna vedere un po' chi avete come alternative. La super scommessa Euristagno è entrato bene col Milan, era entrato bene anche nella sfida contro l'Udinese, è un giocatore, anche contro l'Atalanta, è un giocatore che può fare la differenza, uno dei pochi che comunque è in grado di saltare l'uomo, è un giocatore di gamba, quindi magari in leghe numerose, se siete in difficoltà, ci può stare andare a schierare. Tra i vari sconsigliati del Cagliari, un nome sicuramente Zappa, che è il giocatore che ogni partita ha delle grosse difficoltà, prende delle insufficienze gravi, quindi